di ad una nuova puntata di Insieme oltre 2000, una puntata speciale dedicata ai temi della fede, della spiritualità e della cultura. Saluto subito gli ospiti che sono venuti a trovarci, è un grande piacere avere con noi Don Angelo Balcon, che è l'arciprete della Concattedrale di Feltre, bentrovato Don Angelo. Grazie. Accompagnato da Gian Antonio Cecchin, artista feltrino, bentrovato Gian Antonio. Grazie. Grazie per essere qui con noi, partiamo da lei Don Angelo per parlare mm -hmm. della mostra che è stata di recente inaugurata a Feltre, la mostra dal titolo Inoc Signo. Di che cosa si tratta? Ci aiuti subito a fare chiarezza. Si tratta di una mostra di Tinere, a dir la verità, eh, che sarà costruita a partire... In questo periodo natalizio si concluderà grosso modo con la festa di San Pietro. È dedicata alla raffigurazione delle principali scene della croce post bizantina di Feltre, la cattedrale di Feltre. Quindi partiamo col tempo del Natale, poi passeremo al tempo della Quaresima Pasqua per concludersi. Una serie di pannelli a partire dall'ascensione e da altre scene raffiguranti la, la vita di Gesù e che sono rappresentate appunto su questo piccolo capolavoro di manualità, di arte e anche di spiritualità. Uno dei più preziosi manufatti che avete nella vostre È uno dei cattedrale. più preziosi manufatti eh, risalente al xv xvi secolo. È una realizzazione fatta completamente a mano, su legno di bosso, scolpita in 52 nicchie, e ha oltre 400 personaggi raffigurati, si estende appunto su quattro braccia, è smontabile, attualmente è visibile perché è conservata lì presso il Museo diocesano di Arte Sacra a Feltre. Abbiamo pensato a questa mostra individuando in Gian Antonio Cecchin perché ha una lunga relazione con la Croce Bizantina, si è dedicato e poi ne parlerà in caso lui eh, della sua avventura con questo manufatto, che sostanzialmente è una narrazione. Ecco, durante l'inaugurazione della mostra il Vescovo Renato l'ha definita un, un cantastorie, e di fatti è tipica di una di un'epoca in cui... La stiamo proprio vedendo, ecco Don Angelo. Eccola lì. In cui un monaco eh, di orientale, così si, ci dice la storia, poi è stata sottolineata durante l'inaugurazione anche il professor Sergio Claut, che è stato il primo, ancora nella fine degli anni 50, a dedicarsi alle ricerche storiche di questo manufatto dal punto di vista sia storico della provvedienza che artistico. Abbiamo pensato di, di realizzare pannelli più grandi in maniera che le scene siano visibili e tutto questo sarà fatto per la sala del Capitolo, detta regataria, la prima sala del Capitolo, dove attualmente c'è l'archivio capitolare di Feltri, la Biblioteca Capitolare. Quindi, una mostra che è ospitata presso l'Oratorio? Attualmente è presso l'Oratorio, l'Oratorio dell'Annunziata, che è accanto alla Concattedrale, a fianco al Sagrato nel complesso monumentale dell'area archeologica anche l'ambiente è particolare è stato uno dei primi ambienti ricostruiti dopo l'incendio di Feltre nella seconda decada del Cinquecento da Vescovo Gradenigo, eccolo qua come si inserisce questa mostra nel momento particolare che stiamo vivendo, ossia il tempo del Natale? si inserisce perché eh, la mostra è stata intitolata in oxigno non tanto per recuperare quei famoso inox signo di Costantino, del sogno di Costantino eh, contro la battaglia di, contro Massenzio, ma quanto per dire in questo segno oggi noi siamo sempre alla ricerca di segni particolari che dicano qualcosa alla nostra vita. Per questa zona della nostra diocesi la croce post-bizantina ha un suo significato, un suo valore. Per 200 anni circa è stata custodita appunto nell'archivio nell capitolare praticamente misteriosa, si sapeva che c'era, ma pochissimi hanno sempre avuto la ventura di, di conoscerla, di ammirarla, di comprenderne le scene, di studiarla, di leggerla. E anche dal punto di vista devozionale non è mai stata esposta. La questione che mi sono posto è come riorganizzare un po' anche la pinacoteca rimasta all'interno di questi ambienti rendendoli fruibili anche con visite guidate per Pochi, per poche persone perché gli ambienti sono molto delicati e quindi cosa possono vedere? La croce è bene che sia dove attualmente sia per la sicurezza che per la manutenzione. Del resto però l'ambiente che l'ha costruita per 200 anni una traccia di questo elemento così significativo eh, sarebbe bene che avesse qualche cosa di, di leggibile di fruibile anche per i ricercatori che vengono in sala del capitolo per altri motivi di ricerca storica o archivistica. Allora, da questa è nata un po' l'idea, che cosa portare qua? Ecco. Mi sono guardato intorno, eh, abbiamo in cattedrale la sepoltura di Pietro dei Marescalchi, abbiamo lì probabilmente eh, il Turro, che sono due personaggi dell'arte eh, feltrina della rinascita dopo l'incendio di Feltre, e mi sono guardato intorno chi poteva fare quest'opera, guardando... E anche arrivando tramite amici comuni a Gian Antonio Cecchino ho detto: beh, c'è uno qua che abita diremo sul territorio, conosce benissimo tutto quello che c'è. Può disegnare le scene ad occhi chiusi, possiamo dire. Per e cui mi sono detto. E il coinvolgimento con l'artista Cecchin che noi sentiamo subito. Quindi ascoltiamo la viva voce, l'ispirazione eh, che le è giunta proprio da questo prezioso manufatto. Ma diciamo appunto in questo frangente l'ispirazione mi è arrivata direttamente da Don Angelo il quale si è fatto promotore di questa idea, ha maturato questa idea e me l'ha proposta e io di questo sono molto onorato. Però l'approccio con la croce bizantina eh, che ho avuto eh, ormai 25 anni fa è stata, devo dire, del tutto casuale. Eh, nel senso che eh, mi era stato chiesto in quegli anni da una cooperativa sociale che si chiamava Porta Aperta di Feltre di inaugurare la lo il loro laboratorio d'arte con una mia mostra, volendo fare qualcosa sul tema di Feltre, stavo sfogliando un libro che per Feltre è una documentazione molto importante, che è il libro del Mazzotti. Nella quale ci sono tante immagini di Feltre, fra cui ci sono due foto, due foto ingrandite della, della Croce Bizantina, una dell'Antività e l'altra della Crocifissione. anche ho avuto un'intuizione, nel senso che la mostra che dovevo allestire mh, era proprio dal, nel periodo natalizio. La inaugurazione è avvenuta come domani l'altro 25 anni fa, il 21 dicembre del 1987, nel 1997, eh, mi ero impegnato appunto a fare questa mostra. Eh, imbattendomi in questa immagine e leggendo qualche breve didascalia, sono stato fulminato veramente da, da quello che è la preziosità dell'opera e dalla curiosità anche che desta perché appunto si tratta di un'opera un alta, mi sembra, sui due spanne, viene misurata in due spanne, circa 36 o 38 cm, non ricordo bene, contiene 252 eh, personaggi intagliati, 52 scene della vita di Cristo, è veramente una cesellatura eh, che lascia stupiti soprattutto dal punto di vista manuale di come questo autore che sembra sia un monaco del Monte Athos, abbia realizzato come preghiera devozionale, queste, queste opere venivano realizzate come le icone stesse del mondo bizantino e ortodosso, venivano realizzate come preghiera quotidiana dell'autore, il quale si dedicava una parte del giorno proprio per fare queste... E sembra che le, le croci di stile bizantino che conosciute ce ne sono circa una trentina di esistenti. Allora lei partendo da questa croce ha tratto ispirazione per delle incisioni particolari. Sì la cosa adesso si è ampliata ulteriormente perché io la mostra che feci allora con tra l'altro mi piace ricordare con la presentazione del nostro amato Don Giulio Perotto, che è stata una delle colonne portanti, oltre che dal punto di vista eh, confessionale, anche della cultura, del mondo culturale feltrino, e era, eh, mi sono semplicemente orientato, trattandosi appunto del periodo natalizio, sulla scena della natività e ho fatto questa mostra che ho chiamato variazioni sul tema La Natività e la Croce Bizantina del Duomo di Feltre. Da cosa nasce cosa? Perché da questa idea, da questa intuizione così iniziale sono sorte diverse occasioni di incrocio e di incontro con quest'opera. Con quest Una è per aver avuto un amico in appassionato. Comune. Arriviamo un po' al cuore dell'opera. Appassionato stessa, di macrofotografia, per dire, abbiamo fatto una ricognizione fotografica a tutto tondo dell'opera. La stella della Croce Bizantina, su richiesta del Duomo di fare il logo del Duomo Diocesano, del, del Museo Diocesano, del è, è la stella della, della stella cometa. Eh, l'arrivo la, a, a questa mostra è motivato dal fatto che c'erano diciamo, queste premesse che sono verificate favorevoli alla decisione di Don Angelo di, di eh, darmi questo incarico che appunto sto portando avanti eh, da un po' di tempo con appunto questa intenzione di strutturare la mostra in tre momenti diversi la prima Assimilata alla parola oro della donazione di Re Magi, eh, che è nel periodo natalizio, l'incenso al periodo pasquale e, la, e, terra, e terra, nel senso di appunto come diceva Don Angelo, di moto da luogo in latino, nel senso che dice da terra, da terra l'ascensione, l'ascensione viene fatta necessariamente da terra, per cui diciamo diventa un elemento congruo anche in questa declinazione delle tre. Di questi tre, di questi tre ormai... momenti. E quindi tre questo, tre momenti, questo sì. dialogo costante per l'utente certo. eh, diciamo tra fede e arte. Ecco, questo sì, un po' sì, l'insieme. Sì, sì. ecco, io... L'invito, eh, ritorniamo da Don Angelo perché purtroppo il tempo vola, Don eh. Angelo. Eh, L'invito è quello di, di visitare ovviamente. Sì, Adesso noi faremo anche un'operazione con le scuole perché sarebbe interessante poter portare le scuole a meno del territorio di Feltre attorno. Eh, per poter realizzare insieme all'artista in momenti della mattinata su inc incisioni o su linoleum per i bambini più piccoli o su altri materiali in maniera che poi portandosi a casa la scena che sceglieranno di rappresentare anche col torco che abbiamo messo appunto nell'oratorio dell'annunciata qualcosa di, di, di bello insomma che per sia per loro un'esperienza importante E vediamo vogliamo iniziare anche un discorso sul territorio culturale, artistico anche per quello che è la croce bizantina, un'opera dedicata alla preghiera. Ecco, fino a quando sarà fruibile la mostra? La, fruibile, eh, la mostra è fruibile in tre tempi: adesso il primo periodo fino al 29 di gennaio, sicuramente, gli orari sono esposti, poi partiremo con il 25 di marzo, che è la festa dell'Annunciazione, per arrivare fino al 25 di aprile per il tempo legato alla Quaresima e alla Pasqua, poi l'ultimo periodo sarà la tarda primavera per concludersi a San Pietro. L'intenzione è, se l'artista e il clima di Feltre ci permette, di poter realizzare anche le opere lì nell'annunciata, sicché diventerà un laboratorio a cielo aperto dove durante le ore di visita sarà possibile interlocuire con l'artista Ascoltare anche un po' di, di, di storia della croce post-bizantina. Ecco, e avere così maggior consapevolezza ancora della ricchezza del esatto. nostro territorio, di quanto appunto eh, la nostra diocesi eh, ci propone. Noi abbiamo dato ovviamente solo alcune anticipazioni, ma eh, l'invito è quello di vedere in prima persona. Ovviamente la mostra, complimenti ancora all'artista e alla parrocchia, con la diocesi che ha promosso tale progettualità. E tutte le informazioni si possono trovare comunque sì, anche online, online, giusto Don Angelo? C'è la pagina Facebook delle parrocchie del centro di Feltre e la pagina appunto www.parrocchiaduomo.it, quindi si trova... Si trova in tutto. tutto il mondo con questa disciplina, <ride> benissimo. Allora, grazie ancora ai nostri ospiti per essere stati grazie. con noi, liete festività naturalmente. Ci ritroveremo presto per affrontare ancora tante tematiche assieme. Grazie, grazie ancora. Grazie. A tutti quanti voi, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.